Salve a tutti, sono Mr. Antonietro, siamo qui su Fear e continuiamo dove avevamo lasciato qua. Il platino presso è separato dal G-Wave, la sottile posizione sconosciuta, vabbè. Ci sono interferenze che bloccano l'identificazione della potenza 3. L'obiettivo primario è localizzare Alice Wade e rendere la città sicura per l'elicottero di evacuazione. Perfetto. La vedo dura. Molto dura. Ok, ci siamo. Ok, stavo... Alzati, com'è che ci siamo separati? Mi ricordo che è andata via la corrente nell'ascensore, poi so solo che io stavo arrivando all'ultimo piano e tu eri sparito. Dovreste già riuscire a vedere l'elicottero. T'ha rapito Alma con la troia. Oh mio Porca Dio! troia. È pazzesco! Non rimarrò qui ad aspettare, mio padre è in Mille pericolo! Suo padre starà bene. È per lei che mi preoccupa. Deve assolutamente calmarsi. Scusa! Miss Wade! Dannazione, Merda. cosa pensa di fare? Sta andando verso il garage, devi fermarla prima che si faccia uccidere! Perfetto. L'elicottero di merda. Ho dovuto riregistrare perché mi ha sputtanato il video. Cioè, ha registrato quei minuti che dovevo fare. Ma poi ho guardato il video tramite Windows Media Player tranquillamente prima di editarlo. È arrivato a metà video, si bloccava Windows Media Player, diceva che c'era un errore, praticamente perché il video è venuto, c'è stato un problema nella registrazione, per cui devo rifare tutto. Meno male che me ne sono accorto. Che bello. Benvenuti alla Arnakan Technology Corporation. I visitatori devono essere accompagnati da personale autorizzato Arnakan. Ma chi se ne frega? Cazzo! Controllate! Cazzo! Perfetto. Mi serve aiuto! Anche a me. Il brutto di questo gioco è che fai tutte le missioni da solo. Completamente da solo. Perché se tu vai in guerra contro qualcosa, mandi una persona sola a fare il lavoro. Non ne mandi due o tre, giusto? Giusto che così lo ammazziamo. Devo prendere l'ascensore? No. Andare avanti di qua. Devo andare nel parcheggio a salvare Miss Alice Wade, mi Wade. sente? Sì. Cosa crede di fare? Devo sapere se sta bene. Senta, d'accordo, verrà con noi a prendere suo padre, ma adesso lei sta correndo un mucchio di rischi inutili. Lei diceva che sarei stata sicura sull'elicottero. Quei soldati stanno cercando lei. Se la catturano di nuovo, la interrogheranno. Mi creda, i suoi metodi sono davvero poco piacevoli. Correrò il mio... Stronzetta cocciuta, eh? Proprio una figlia di puttana. Non è che è una stronzetta cocciuta. Hai Dai. tre nuovi messaggi. Minchia. Il primo messaggio è di... Arlan Wade. Ciao Phil, sono Arlan. Sono abbastanza sicuro che Genevieve stia valutando misure piuttosto drastiche pur di salvarsi qualcuno secco. Ti dico subito che non permetterò a lei o a uno dei suoi scagnozzi di avvicinarsi alla camera di sicurezza. Ha già fatto abbastanza danni per poter pensare di entrare là dentro e ricominciare tutto da capo. Se viene a chiedere aiuto a te, ricordale che abbiamo chiuso quel posto per una ragione precisa. Il prossimo messaggio è di Genevieve Aristide. Puttana. Phil, come stai? Sono Genevieve. Ultimamente non ti ho più visto da Maurice. Dobbiamo vederci per un happy hour appena si sgonfia questo casino. A proposito, ho un favore da chiederti. So che tu e Arlan siete amici da una vita, quindi mi chiedevo se tu non potessi parlargli. Lui continua a non perdonarmi per aver mandato quei poveracci nella camera di sicurezza, come se io fossi contenta di quello che poi è successo. Sì, ho fatto un errore, ma non capisco perché altri dovrebbero pagare per quell'errore. Ti sarò grata per qualsiasi cosa tu possa dirgli che lo faccia ragionare. Il prossimo messaggio è di Genevieve Aristide. Pronto, sono Genevieve. Volevo solo ricordarti che la struttura Origin era in passivo già prima che la questione scoppiasse. Io stavo solo cercando di riparare un vecchio casino. Pensavo che avremmo potuto ripulire la zona o anche adibirla a nuovo uso, ma è chiaro che i rischi sono inaccettabili. Io non vedo alternative a una distruzione completa.
Se hai idee migliori, vorrei sentirle. Nel frattempo però io da salvare. Ma brutta fine troia, pensa solo ai soldi. Sta puttana. Non pensa che ha creato un qualcosa che può distruggere l'intero pianeta. Porca troia, no, me li ricordo quelli, me li ricordo. Fanno parecchio male quando ti sparano. Ma non ci sono fogli, che cazzo scanni? Allora, di qua è chiuso, dobbiamo andare avanti. Porca troia, eccoli! Armi laser. Ci mancavano solo quelle, guarda. Dopo il fucile da cecchino che polverizza la gente, ci mancano solo le armi laser. E con due colpi di pompa. Oh, ma lì c'è un computer. Allora, tanto che se vedi qua è inutile. Sì, c'è una finestra aperta, ma si deve andare di là. Volendo, penso che potremmo scendere anche di qui. Penso. No, vabbè, però seguiamo la strada. Vediamo un po' cosa dice. Cazzo di raggi laser. Sperando, perché sennò ho fatto la grandissima cagata del secolo. Siamo, però io sono pirla. Sono saltato dalla finestra quando c'era la porta. Io sono un genio del male. Allora, andiamo avanti. C'è quel quadro che non cosa. Mi sa che... Ah no. Mi sa che io ho perso il portatile. Perché io da brutto coglione sono saltato di là. Lo hai sentito? Polverizzati al volo. Sono tosti quei figli di Bara, di Baldracca. Infatti mi devo curare. Agenti del governo hanno confermato che un elicottero Black Hawk delle forze speciali è stato abbattuto. Il suono che sentite in sottofondo sembra non essere quello di un elicottero, ma di uno appartenente ai misteriosi assalitori, responsabili dell'attacco alla Armacan di questo pomeriggio. Poco fa abbiamo visto degli strani razzi di segnalazione, seguiti da diverse forti esplosioni. Non sono ancora state rilasciate dichiarazioni sul numero delle vittime. E vabbè, chi se ne frega del portatile, tanto il gioco va avanti lo stesso, anche senza. Noi dobbiamo andare al piano 1. Controllate le scale. Minaccia! Merda! Ho dimenticato che c'erano sti tizi sulle scale, io proprio me l'ho dimenticato. Allora, più giù non si può andare, vediamo, la porta è chiusa. Però c'è un iniettore di riflessi, che bello, che bello. Allora, ostia, cos'è sto lag? Hai due nuovi messaggi. Il primo messaggio è di Arlan Wade. Genevieve, sono Arlan Wade. Ho avuto il messaggio. Per prima cosa, non pretendere di capire i miei sentimenti, lo trovo offensivo. E non ti permettere più di farmi una predica sul seppellire i morti. Cosa sei? Una strizza cervelli?
Non saremmo in questo casino se tu non avessi ignorato i miei avvertimenti. E adesso puoi scavare più a fondo, così prima o poi arriverai all'inferno. Il prossimo messaggio è di... Phil vecchio, ho ricevuto il messaggio, Genevieve. Credo che Arlan stia cercando di dire che dovremmo stare attenti a non agire d'impulso. Capisco che tu abbia delle pressioni da considerare, ma dobbiamo pensare strategicamente. Riaprire la camera di sicurezza mi sembra una cattiva idea, alla luce di quello che è successo. Probabilmente getteremo solo altra benzina sul fuoco. Fine dei messaggi. Fate giù! Cazzo succede? Fuoco di copertura! Non mi sono fermato! Riusciamo a fermarlo! Il bello dello slow motion. Ok. Andiamo avanti. Spegnete le luci! Bersaglio acquisito! Spegnete le luci, ma io ci vedo comunque. Tutto ok. Copritevi! Non si vede una sega, per cui... Granata! A terra! Giusto perché non ci vede un cazzo, ho tirato pure la granata. Splat, splat, splat. Abbiamo il contatto! Ma quante cazzo di forze dell'arma cam... Squadra, controllo! No, arma cam, forze replicanti ci sono. Bersaglio avvistato! Figlio di buona buona donna. Ti sparo da 2 cm e non ti faccio una sega. No, cos'è sta storia? Ok. Ok. Ci siamo. Andiamo avanti. Vediamo un po' cosa succede. Ho fatto raffreddare un attimo il computer. Basta metterlo in... Basta che metto in pausa e si raffredda. Semplice, semplice. Ma io da qua non ci sono mica venuto. Eh sì. Mi hanno spento la luce. E fanno più più più. Ok. Esatto. Perfetto. Ah, ho un computer. Ho trovato altre informazioni su Origin. I prototipi furono creati da un modello genetico. Credo che sia un eufemismo per dire dal DNA di qualcuno. Non si sa chi sia il fortunato figlio di puttana, ma azzarderei Arlan Wade, visto che fu lui ad avviare il programma. Ebbè. Corrente tornata. Perfetto. Sa che devo andare a prendere l'ascensore. Scommettiamo che si rompe ancora. Ting 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 ting. Mi spiace averle creato problemi, ma sono arrivata alla macchina. Miss Wade, aspetti un momento. Non posso, devo andare. Miss Wade! Ma... Merda, vai a farti rilevare sul tetto del garage. Puoi ancora precederla. Va bene. E se è quello che penso io, qua siamo nella merda. Munizioni come siamo messi? A posto. Non avremo bisogno di tante munizioni. Sta figlia di una baldracca, ma non poteva aspettarmi. Testa di cazzo. Due uomini a terra. Fuoco di copertura. Mi serve aiuto. Tu non sai quanto me ne serve a me di aiuto. Ho solo 91 colpi. Devo andare avanti un po' di fucile a pompa. È l'unica. Contatto.
Cosa? Fatelo fuori! Attenzione, Addio. Granata! Ma Dio caro, ma io perché? Io ho premuto un attimino a sinistra e ho continuato ad andare quando ho tirato la bomba. Fuoco di copertura! Tre uova! Ok, perfetto. No, il sequel. Oh, uno della TC morto. Che peccato. No. Vogliono uscire da lì. Granata, a terra! Bersaglio avvistato! Bella. Perfetto. Ok. Fuori di lì. Perfetto. Perfetto, quella è proprio quella che mi serviva adesso. Ok, noi siamo arrivati da qua, dobbiamo andare di là. Conoscendo i parcheggi alla cazzo. Autorized only. Dobbiamo andare sul tetto del parcheggio, però noi coglioni... Di qui! È bello rivederti intero. Ragazzi, parlerete più tardi, ora fate salire l'elicottero. Va bene, il video di finisce qua, lasciate un mi piace, commentate, scrivete al prossimo video, ciao!